Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi, dopo 2 settimane, sono qui per fare un video epico. Allora, praticamente sono stata assente perché ho frequentato un corso sui profumi a Parma per 2 settimane. E vi farò o domani o dopodomani un video esplicativo a riguardo, però prima dovevo farmi perdonare per la mia assenza e così ho pensato di farvi vedere perché sono finita in bancarotta, di vedere tutti gli acquisti profumosi che ho fatto pre-Parma, a Parma e post-Parma. Sembra tipo uno scenario apocalittico, tipo pre-apocalittico, apocalittico, post-apocalittico. Allora, questo l'ho preso da Zara. Noble Palo Santo di Zara è un profumo fondamentalmente che dovrebbe essere a base di Palo Santo. Questo profumo si trovava nel reparto uomo di Zara. Io vi consiglio di dare un occhio ai profumi reparto uomo di Zara perché a volte si trovano delle chicche. Questo qui contiene prevalentemente note agrumate e speziate fresche, tant'è che mi pare che sulla confezione ci siano. C'è il kumquat, che sarebbe il mandarino cinese, poi c'è il limone, il bergamotto, l'incenso, il pepe nero, la pelle, cuoio, scusate, sto traducendo, poi abbiamo il palo santo, poi troviamo anche cipresso e ambra. Non sento tutte queste note da loro dichiarate, però comunque sento prevalentemente questo sentore pepato e questa nota di Palo Santo. A me piace moltissimo l'odore del Palo Santo, ci sono un po' in fissa ultimamente, però insomma è un profumo molto easy, diciamo, io lo vedo molto magari in primavera-estate. Il mio ragazzo invece si è comprato questo, anche qui la confezione è aperta, scusate, si è comprato questo che è il Warm Black di Zara. Questo sicuramente si rifà un po' a quei profumi stile un po' tobacco vaniglia di Tom Ford. E questo contiene coriandolo, zenzero, tabacco, zafferano, vaniglia, fava tonka, amiris e poi abbiamo il cisto e il legno di giava. Allora, praticamente questo già è un profumo molto più sostenuto, ovviamente lui l'ha acquistato sotto mia dittatura, cioè volevo dire sotto mio consiglio. È comunque molto portabile in quanto consegna? Cosa consegna? Mi hai portato un pacco? Un sentore piuttosto dolcino dato appunto dalla vaniglia. Io questo lo consiglio molto anche alle donne, onestamente lo trovo un profumo perfetto anche come unisex. Questo è Alaia di Alaia e praticamente vi spiego, io l'ultimo ordine a scatola chiusa che ho fatto si è rivelato una ciofeca e sapete che sto parlando di Jungle Jezebel, ma questo profumo qua appunto l'ho voluto prendere a scatola chiusa perché non so se lo sapete, ma è andato fuori produzione, non si trova più e non lo conoscevo, ma una mia cara amica, ciao Emily, ha parlato molto bene di questo profumo nelle sue storie di Instagram e quindi ho pensato di acquistarlo a scatola chiusa perché mi fido molto dei suoi gusti e infatti ha fatto centro, quindi di questo sono molto contenta. Si discosta moltissimo dalle scie commerciali che vanno in voga, tant'è che infatti questo profumo non è andato come doveva, purtroppo. Comunque in testa abbiamo peperosa e aria di montagna. Ora, quando voi leggete queste note un po' particolari, si tratta ovviamente di sintesi che riproducono un ipotetico odore, appunto in questo caso magari di aria di montagna. Io effettivamente sento un odore all'apertura molto fresco, molto freddo e glaciale, e è come se io sentissi dei frutti rossi ghiacciati. In cuore abbiamo peonia, fresia e rosa, e il cuore fiorito si sente particolarmente, nonostante però in base troviamo cuoio violetta e muschio bianco. Il cuoio qui la fa da padrone. Alaia è un'azienda che produce prevalentemente abiti in pelle. In questo profumo sentiamo tantissimo lo stampo di questo genere, tant'è che la famiglia di appartenenza del profumo è appunto la famiglia cuoiata. Io adoro questo profumo, penso che sia ottimo tutto l'anno, però in inverno ha un fascino veramente speciale. Per partire ho preso finalmente
la vaniglia di Saint Barth, la più famosa, la vaniglia West Indies, che è famosissima per la sua accoglienza, diciamo, per la sua persistenza, e in questo profumo si nota moltissimo la percentuale in olio, in quanto è un profumo che rimane proprio molto sticky sulla pelle, molto oleoso. Questo va, per il mio punto di vista, a favore del profumo, in quanto lo rende in un certo senso molto più persistente e col passare delle ore va a scaldarsi. Le note all'interno sono il caramello, la vaniglia e l'orchidea. L'orchidea di per sé non ha odore, però comunque fondamentalmente è un profumo che sa di vaniglia e caramello, e è bellissimo, è veramente buono, buono, buono. Un altro profumo molto famoso di Montal, sono io che lo dico, lo pronuncio Montale perché sì, ed è il mio primo Montal. Questo qua è il Chocolate Greedy o Greedy. Allora, greedy significa tipo ferino, famelico, una cosa del genere. Comunque allora, il nome è molto bello, è un profumo, togliamo sta cosa che sta diventando, fa un chiasso infernale. Qui contiene cacao, vaniglia, fava tonka, caffè, poi ha frutta secca e arancia amara. Allora, è un profumo che mi fa venire l'acquolina quando lo sento qui, anzi me lo spruzzo un attimo così ve lo descrivo meglio. È sicuramente sfizioso, perfetto per questo periodo che va sempre più incontro al freddo, e a me piace, però io sento tantissimo su di me la parte di arancia amara, però dopo un po' viene fuori questo cacao che è molto polveroso, è un cacao molto polveroso, riesco quasi a sentirlo in gola. Mi piace moltissimo soprattutto dopo un'oretta che lo indosso, perché si scalda tanto e fa uscire la vaniglia assieme a questa nota di cacao. Io lo ritengo un buon profumo anche per, diciamo, allietarsi un attimo per questa questione di mascherina, possibile quarantena, possibile coprifuoco, perché è un profumo che io riesco a percepire anche oltre la mascherina. A Parma è pieno di profumerie bellissime, tra le quali ce ne sono alcune che vendono flaconi di profumi molto introvabili o che, se non altro, stanno andando fuori produzione. Io con questo non voglio allarmarvi, però ce ne sono due in particolare che mi stanno un po' preoccupando. Uno non lo sono riuscita a trovare in profumeria, ma l'ho ordinato, ed è Shalimar di Guerlain. Non riesco più a trovarlo, infatti pare che stia andando un attimino in posti irreperibili. Però ce n'è un altro che, dopo l'acquisizione della casa produttrice da parte dell'azienda Dior, pare che venga bloccato, in quanto Dior ha fatto un profumo recentemente che porta il suo stesso nome, ed è Joy. Joy di Jean Patou. Allora, questo è un profumone, un profumo statement, è un must, e io l'ho trovato, diciamo, per fortuna in questa profumeria bellissima che c'era appunto a Parma, e è bellissima la boccetta, cioè veramente bellissima, e l'ho preso in un 30 ml perché purtroppo non c'era in altri formati. Ed è appunto il famosissimo, bellissimo Joy. Io avevo un profumo che avevo acquistato a Nizza, in Costa Azzurra, che si chiamava Eau de Nice, e riproduce molto molto bene l'essenza di Joy. L'unica cosa è che non so quanto quel profumo sia reperibile, però se riuscite a trovarlo online e vi piace Joy, vi consiglio di acquistarlo a scatola chiusa, dato che costa anche notevolmente meno di lui. Lui è prevalentemente un floreale bianco, sebbene io ci senta sicuramente qualche nota muschiata e anche una notina legnosa. Ah vabbè, poi tra l'altro contiene... Allora, il profumo è del 1930. È già questo tutto un programma. E il naso della fragranza è Henri Almerat e contiene in testa rosa bulgara, ylang ylang e tuberosa.
questo in realtà significa che ovviamente queste note si trovano nel cuore, visto che il profumo è un fiorito, poi ne parleremo. Però diciamo che si sentono tanto, soprattutto io sento l'ylang ylang. Poi nel cuore abbiamo rosa di maggio e gelsomino. Io anche il gelsomino lo adoro, quindi sapete che io ho una passione sfegatata per il gelsomino. E in base troviamo muschio e sandalo. Allora, questo è un profumo passepartout, perfetto dalla mattina alla sera, secondo me in ogni periodo dell'anno, elegantissimo, raffinatissimo, perfetto per ogni età ed è veramente un passepartout. A me ricorda proprio il bucato, lenzuola pulite, le camicie pulite, stirate. Sempre a Parma ho acquistato un profumo... Ah, non so come definirlo se non così. E sto parlando del bellissimo, famigeratissimo Delina by Parfum de Marly. Ultra decantato da molti youtuber americani che seguo e io... Non sapevo come fare a sentirlo perché dalle mie parti nessuno lo vende e diciamo che acquistarlo a scatola chiusa no, basta rischiare, poi qua si parlava di 200 euro, quindi nel senso non mi sembrava proprio il caso. E è un profumo buonissimo, raga, cioè, però vi deve, cioè, ci deve essere una clausola di fondo, cioè nel senso che qui vi deve proprio piacere la rosa, perché questo è un profumo prevalentemente che sta tra la rosa fresca e il rabarbaro, quindi vi deve piacere questo connubio, o se non altro vi deve piacere molto la rosa fresca. Non è una rosa gotica questo qui. In testa abbiamo lici e io questo piccolo sentore fruttato lo sento, rabarbaro, bergamotto e noce moscata. Nel cuore troviamo rosa turca, peonia, petali di fiori, muschio e vaniglia. E nella base ci sono cashmeran, quindi un legno ombrato, il cedro, il vetiver di Haiti e l'incenso. Io sento prevalentemente questa rosa, leggermente fruttata, adatta sicuramente dalla nota del lici, ma rimane un fruttato acidulo e non dolce, non è un profumo dolce. E poi c'è questo rabarbaro. È un profumo veramente di carattere se vi piace la rosa. Questo mi sa di dama cortigiana, di ragazza cortigiana, un po' col suo vestito stile coda di pavone, molto vaporoso, molto... Devo ridere con la mano davanti alla bocca, però in realtà sono una vipera, capite? Cioè, bellissimo. Cioè, lo scenario di questo profumo per me è bellissimo. Questo è soltanto la mia... La mia traslazione mentale, cioè non ci mancherebbe che l'azienda pensasse a questo, nel senso, indosserei mai per esempio con questi vestiti, ma magari indosserei con un buon blazer bianco, una camicia, una cosa del genere, magari comunque una catena al collo per mantenere comunque quel quid un po' così, un po' che non si capisce. Durante la mia permanenza a Parma, che è stata appunto per 2 settimane, c'è stato un weekend di mezzo. In quel weekend io sono andata placidamente a Milano. A Milano non potevo non andare da Mazzolari, perché raga, non so se conoscete Mazzolari. Allora, Mazzolari esiste dal 1881 e da quello che ne so è la più grande profumeria di Milano, che si suddivide in due parti. La trovate proprio nel centro di Milano, no? E c'è la parte dove vendono profumi più tradizionali, ma hanno anche le linee privé di queste linee, di queste marche tradizionali, e poi hanno il reparto nicchia, che è uno spettacolo. Però siccome erano tutte cose secondo me reperibili in un modo o nell'altro, ho preferito focalizzarmi sulla loro linea privata, cioè sulla linea Mazzolari, che è ovviamente venduta in esclusiva solamente nello store fisico Mazzolari. E quindi ho preso una cosa che cercavo da tempo, fatta così. La scatola mi piace da matti, cioè io il verde lo adoro, è il mio colore preferito, il verde e il bianco sono i miei colori preferiti e questo lo amo, c'è cioè questo punta smeraldo, la scatola si apre così, elegantissimo, e dentro c'è appunto il profumo che ho scelto io, che è questo qui. Questo qui è un profumo al mughetto ed è appunto il mughetto di Mazzolari. Per me io
era da tempo che cercavo un profumo che sapesse di mughetto e che non fosse troppo chimico, cioè non troppo chimico, è brutto detto così, diciamo che non fosse troppo finto, ecco, e finalmente ho trovato lui. Questo, raga, è il mio profumo preferito al mughetto, ma sicuramente entra subito nella mia top 5 dei miei profumi preferiti. Ecco, se io devo pensare a un profumo che mi sa di pulito, penso subito al mughetto, che tra l'altro è tipico dell'Inghilterra e mi sa subito di raffinato, pulito, in ordine. Tra l'altro, non so se lo sapete, ma a livello chimico la molecola del mughetto, la molecola odorosa del mughetto, ha delle nette somiglianze con la molecola odorosa della fagiana che abbiamo noi là sotto. Quindi praticamente, ovviamente in senso pulito, per favore, è un odore che risulta molto sexy e sensuale, feromonico agli uomini, da quello che ho capito, e effettivamente io noto che è un profumo molto apprezzato in intimità. Allora, raga, non mettetevi il profumo in luoghi strani del corpo, perché almeno che il profumo non sia prescritto per quella cosa lì o non sia dichiaratamente utilizzabile in quella zona, io ve lo sconsiglio vivamente, perché sennò irritazioni spostatevi proprio. Però dove volevo arrivare? Volevo arrivare al fatto che a me, per esempio, piace mettere il profumo quando possibile anche in zone non proprio ortodosse, cioè tipo non mi limito a metterlo qui e qua o sui vestiti, a me piace metterlo anche molto sulle gambe il profumo, e questo qua in quella zona della gamba che comunque è sempre molto più calda nelle donne per questioni biologiche, non so se lo sapete, ma la gamba, la coscia e la pancia sono le zone più calde delle donne, perché per una questione biologica sono preposte a tenere caldo il feto. Lezioni di biologia by Sinister. C'avevo 4,5 in biologia, quindi non mi ascoltate troppo. Nella profumeria nella quale ho acquistato Delina, la commessa mi ha gentilmente regalato dei campioncini. Cosa fai? Non li senti i campioncini? Cosa fai? Non lo compri un campioncino in formato normale? Certo che lo fai. Ero lì, tornata dalla mia lezione, che insieme al mio ragazzo stavamo ordinando del buon sano McDonald's, quando io ho avuto la brillante idea di spruzzarmi questo campioncino un po' tenebroso, un po' misterioso, e lui cosa mi ha detto? Mi ha detto: Madonna, che buono questo, ma questo è il miglior profumo che ho sentito finora. E io gli ho detto: ma come, ma anche secondo me è super buono, senti, ma se ti piace così tanto e a me piace così tanto, ma perché non ce ne compriamo uno e dividiamo il prezzo, così ce l'usiamo in due? Che voleva dire: senti ciccio, metti la tua metà, che così dopo io me lo tengo e me lo uso solo io, e te al massimo puoi farti uno spruzzo al mese. No, sto scherzando, in realtà il profumo finalmente ha trovato un profumo che gli piace, così anche lui se lo usa, e sto parlando di Punk Motel di Core Eterno. Allora, cioè, il nome è tutto un programma, Punk Motel. Tra l'altro un enorme ringraziamento a Luca Maffei, che è il naso della fragranza. Tra l'altro, spoiler, ho conosciuto Luca Maffei durante il corso, quindi nel senso, le nobili eccellenze italiane che si rivelano essere persone veramente umili ed educate, gentili e pronte a insegnarvi quello che sanno. Io sono stata contentissima di acquistare questo profumo e lo sono stata ancora di più dopo aver scoperto essere una creazione di Luca Maffei. Anche la sua boccettina. Allora, voi vi immaginate che qualcuno vi ferma per strada mentre siete con i vostri vestiti super gotici, un po' così, magari anche un po' sfatti perché avete fatto un po' festa la sera prima, vi siete in dritto e tutto l'eyeliner sbaffato, e qualcuno vi chiede: scusa, ma che profumo hai? E voi gli dite: beh, si chiama Punk Motel. Cioè, scusatemi, ma non vi fa subito tipo diva del trash? A me da morire, cioè bellissimo, il nome merita veramente. Ma in realtà la fragranza all'interno è una vera e propria coccola di carattere, vi giuro che questo qua ci fermano di continuo, cioè da quando l'abbiamo preso ci fermano di continuo, perché intanto magari lo indosso io, lo indossa lui, vedete che lo indossiamo insieme, si sente tanto. Ma la cosa bella di questo profumo è che anche se ne spruzzate tanto non rimane mai fastidioso. Allora, lui contiene rosa bianca e bergamotto in testa,
Poi abbiamo il salicilate in cuore, che è tipo... vabbè, ha un odore, è una molecola che ha un odore molto debole, tipo dolce, floreale, difficile da avvertire, però io lo sento. E poi abbiamo nel fondo l'ambretta, il muschio e la vaniglia. Allora, l'ambretta sarebbero i semi di ambretta che provengono dall'ibisco e non c'entrano nulla con l'ambra. Però comunque praticamente è un profumo, madonna, da volare via. Cioè, da volare via veramente. Ed è questo, mamma mia, buonissimo. A parte che su un uomo di un sexy, raga, veramente buono. Ma anche su una donna, questo è proprio sexy. È proprio un profumo sensualissimo. Questa dolcezza della vaniglia, ma la rosa bianca, lo rendono un accordo mai sentito prima, a mio parere. Ed è splendido. Cioè, io non so come descrivervelo, perché ha questa ambivalenza. Allora, un po' influenzata dal nome del profumo e ovviamente dopo averlo annusato, mi è venuta in mente una bella storia da raccontarvi. Allora, nel 1969 fu inciso un 45 giri da un artista, nonché attore teatrale, poeta e appunto cantautore, che si chiamava Herbert Pagani. Allora, io ho gusti musicali un po' particolari e anche molto retro e conosco delle chicche sia estere ma anche di musica italiana molto vecchie. Questa qua in particolare non è molto famosa nemmeno per persone molto più grandi di me, perché questa canzone all'inizio fu censurata per le sue tematiche. Adesso vi racconto. Allora, la canzone si chiamava Albergo Adore. La trama è narrata dal punto di vista di un operatore, credo un barista, il barista di questo albergo adore. Una volta esistevano questi alberghi adore dove appunto si poteva andare a passare del tempo inosservati, lontano da occhi indiscreti, magari se avevate delle relazioni, se si avevano delle relazioni diciamo non approvate dal contesto sociale dell'epoca, come ad esempio relazioni gay o magari prostituzione o cose diciamo non approvate socialmente. Appunto, la storia è narrata dal punto di vista del barista di questo albergo adore, che un giorno vede entrare nell'hotel, nell'albergo insomma, una coppia, puliti, educati, sembravano finti, sembravano proprio due santi dipinti. Cioè, lui descrive questa coppia di ragazzi molto ben vestiti, educati, molto carini e curati. Mi fa venire i brividi quella canzone, perché poi purtroppo il racconto si trasforma nello scenario di un suicidio, perché appunto il barista porta il caffè la mattina a questi due giovani, ma li trova nelle lenzuola, li trova avvolti nelle lenzuola. L'ipotesi è che questi due giovani, molto innamorati ma non approvati dal contesto sociale, si siano appunto suicidati perché impotenti riguardo al loro amore, cioè non potevano vivere il loro amore come desideravano. Allora, c'è una parte della canzone che mi ha colpito tantissimo, perché appunto c'è questo barista che si trova lì e li vede portati via, no? Allora lui si sente molto in colpa, senza motivo. Allora lui dice, perché il barista non c'entrava nulla, però lui dice: lo so, io non c'entro, però non è giusto morire a 20 anni e poi proprio qui. Cioè, nel senso, tra tutte le cose brutte, ancora più brutto e squallido il fatto di doversi togliere la vita in un posto così freddo e cupo. Pensate che appunto la canzone fu censurata per lungo tempo perché era una tematica proibita, e ad oggi invece io possiedo questo profumo che mi ricorda molto questa storia d'amore un po' triste, che appunto prende il nome di Punk Motel. Da qui mi ricollego al fatto che il profumo, nonostante tenga un nome così forte e quasi trash, aggressivo e quasi sfattone, in realtà contiene una fragranza
molto dolce, molto educata, molto polite, direbbero gli inglesi, è molto confortevole. Secondo me è un profumo veramente poetico da utilizzare in coppia o da regalare a una persona che amate tanto. Mi sono presa un altro must, questa volta di nome e di fatto, perché appunto anche lui sembra che stia succedendo il finimondo. Poi io non voglio fare terrorismo psicologico e dirvi che questi profumi non sono più reperibili, però sto facendo veramente fatica a trovarli. Sto parlando di Must de Cartier. Io l'ho preso nella versione Eau de Toilette perché già è un profumo veramente tanto opulento, è molto anni 80, e quindi l'ho voluto prendere in una versione più easy, ma in realtà vi dico la verità, è che c'era solo questa. Viene lanciato nell'81 e il naso è, scusate, ho un po' di mal di gola, e il naso è Jean-Jacques Dieneux, e praticamente in testa abbiamo galbano, legno di rosa brasiliano, aldeidi, molto in voga all'epoca, bergamotto, limone, mandarino verde, pesca e ananas, e già qui c'è piena di roba. Nel cuore ci sono cuoio, vetiver, garofano, rizoma di iris, ylang ylang, muschio, narciso giallo, rosa, neroli, orchidea e gelsomino. Cioè raga, qui è proprio l'opulenza, questa è ricchezza, questo profumo è ricco, denso, bellissimo lui. Poi nella base abbiamo ambra, vaniglia, sandalo, fava tonka, zibetto, ma in questa versione è un zibetto sopportabile. E poi al vetiver. Allora, lui è un legnoso, ma è un legnoso secondo me molto femminile. Ovviamente vi dovete immaginare una donna business, non è un profumo rosa, non so come spiegarvelo. È un bel profumone, è quasi... è molto provocante, molto buono, io lo adoro follemente, questo è il mio profumo da serata, cioè il mio profumo anni 80, io sapete che amo gli anni 80 e lui mi fa impazzire, madonna che buono raga. Io gli sento una sfaccettatura verde e poi ha questo che di cipriato, talcato, buonissimo. Lui, raga, a me mi fa impazzire, vi giuro. Questo è proprio un profumo da me, cioè, è da me. Io sto molto tra gli opulenti così e gli incensi, anche se poi mi dico, ma ci fai vedere sempre un sacco di roba diversa, sì, perché il mio umore cambia molto durante il giorno, quindi ho bisogno di indossare profumi molto diversi fra loro. Però quando devo uscire e sentirmi me al 100%, indosso o cose come questa o dei grandi incensi. Questo mi fa veramente impazzire comunque. Bene, in tutto ciò poi sono ovviamente tornata da Parma e torno da Parma e dici ma basta, no. Un altro che vi faccio vedere l'ho ordinato a scatola chiusa online ed è sempre un profumo di Zara che mi è appena arrivato ed è Amochi Atelier in Tokyo. Allora, questo è un profumo che dovrebbe avere note di pera, riso e sandalo. È un profumo molto particolare, molto difficile da spiegare visto che ha questa nota di riso che è una nota polverosa cipriata a mio parere ed è una nota molto evanescente, molto flebile, ma che dà un sentore di cremosità. Questo sentore di cremosità è data anche dal sandalo, che è un legno morbido, no? È il legno più morbido in profumeria, quindi dà questo senso di rotondità. Ed è tutto, diciamo, sferzato da questa nota di pera. Ovviamente la pera è sintetica, in quanto la pera non si può riprodurre così, cioè in modo naturale non si può. Però è un profumo buonissimo, cioè io mi sono innamorata di lui e è una cosa particolarissima da trovare da Zara, a parte che la boccetta è di tutto rispetto con questo tappo in legno che ho apprezzato molto ed è un... sa di succo, mi fa venire l'acquolina, sa di succo alla pera ma è molto pulito e secondo me è buonissimo in questa stagione. Per me lui è un altro di quelli buoni tutto l'anno, ma questo ha una nota fruttata, sì, è una nota fruttata che rimane
non il classico fruttato acidulo, ma molto avvolgente, molto caldo. Mi ricorda proprio un succo alla pera. Il mochi è un dolce giapponese, mi sa, ed è un dolce tipico di Capodanno. Mi è piaciuto molto anche il nome. Io non so se all'interno del mochi, dei mochi, ci sia la pera, onestamente, però l'odore mi piace tantissimo di questo profumo e quindi ve lo consiglio. Poi tra l'altro io sono una un po' tutta fissata con gli anime, con i manga, quindi cioè se c'ha qualcosa di giapponese lo devo prendere, capito? Mio gazzaladra. Gli ultimi due profumi che ho preso sono due size da 10 ml, diciamo, e li ho presi per testarli. Poi voi sapete che io conservo ogni boccetta di profumo che io abbia mai avuto in vita mia, dalla prima all'ultima, quindi poi conservo anche queste, tipo. E sono una, l'acqua allegoria di Guerlain nella versione Pamplemousse. Io ho già quella al bergamotto, e il bergamotto e il pompelmo sono i miei due agrumi preferiti. Anche il limone mi piace molto. Questa in realtà l'ho presa soltanto perché voglio miscelarla alla mia acqua al bergamotto di Guerlain, solo che l'altra è grande, però mi sta finendo e quindi volevo qualcosa di bilanciato per miscelarla. Io ho preso, nel frattempo raga, mi sento il Must e mi sento il profumo di Zara Mochi Atelier in Tokyo che mi fanno impazzire. Comunque praticamente questa non è male, perché a me non piacciono molto le colonie, vi dico subito. Mi piacciono solo se sono molto amare e molto eleganti, quasi austere, quasi rigide. Quel tipo di colonia mi piace e questa mi è piaciuta, però appunto l'ho presa per miscelarla. Pompelmo e bergamotto, mentre l'altro di Guerlain è il bergamotto di Calabria e quello lì è tutto bergamotto. Poi contiene nel cuore cassia, quindi cassis, petit grand e neroli, e poi in base abbiamo patchouli e vaniglia. Quindi è una colonia non troppo classica, tant'è che è del 99, quindi è piuttosto, come dire, moderna. Sempre in questo formato lui. Allora, questo è il Gucci Mémoire d'une odeur. Allora, che vi dico, qua il mondo si è diviso in due categorie: quelli che odiano Mémoire d'une odeur e quelli che lo amano. Come ha detto anche la mia insegnante al corso, qua Gucci non è che ha fatto una ciofeca, semplicemente ha sbagliato il target, perché questo è un profumo che era perfetto nella linea privata di Gucci, nella linea di nicchia di Gucci. Questo non lo puoi commercializzare in una profumeria tradizionale, perché la gente non lo capisce un profumo del genere. Questo profumo non è che fa schifo, è che va capito. Dunque lui è un unisex, nell'advertising vedete questi giovani hippie, un po' tutti in una situazione, secondo me, post-acidi, molto psichedelica, molto anni 70, che io onestamente ho apprezzato a morire, cioè molto androgeno tutto ciò, molto moderno, cioè questo ci vuole nella profumeria, qualcosa che spacca le regole, a prescindere da che vi piaccia o no, dovete apprezzare, secondo me, la capacità di avere le palle, di spaccare le regole, di rompere quel circolo vizioso commerciale che ci induce a comprare tutte le stesse cose, fare tutte le stesse cose per forza. Cioè, praticamente qua, secondo me, Alberto Morillas, che è il naso della fragranza, se n'è altamente fregato di quello che impone il commercio di massa. L'unica cosa è che, secondo me, per avere un ottimo successo il profumo avrebbe dovuto essere venduto in store di nicchia, o se non altro in store delle linee private di Gucci. Io non amo particolarmente Gucci, però questo mi ha colpita per il suo mood, cioè il senso del profumo è fare qualcosa che vi ricordi qualcosa senza che voi capiate che cosa. Cioè sostanzialmente, se voi annusate il profumo, avete tutti subito un impulso, che può essere repulsivo o accogliente nei suoi confronti, però l'importante è che ci sia un impulso, capite? Quindi a prescindere dall'effetto che vi dà, Morillas è riuscito nel suo intento. E a me personalmente il profumo, che non vi ho detto, è a base di camomilla, mandorla amara, muschio, gelsomino indiano, gelsomino, sambac, e poi abbiamo sandalo, cedro e vaniglia.
Allora, a me, io non so come spiegarvi cosa mi ricorda, ma fondamentalmente mi ricorda una crema per il corpo, retro, cioè non quelle di oggi, tipo la Nivea, la Leocrema, quelle creme lì. A me sembra proprio, mi ricorda proprio una cosa che non ricordo di aver vissuto in prima persona, o se l'ho vissuta deve essere veramente tanto tempo indietro. Ma qualcuno che, cioè una donna o qualcuno che si stende una crema corposa e bianca. Per me questo profumo sa proprio di quello. C'è chi mi ha detto che questo profumo gli ricorda gli infusi di camomilla che beveva da piccolo, infatti contiene camomilla. A me dà proprio questo sentore quasi calendula. Io l'ho apprezzato da morire, cioè non l'ho comprato in una full size perché non è un profumo che utilizzerei tutti i giorni. Tra l'altro non è un profumo che fa scia, è più che altro una cosa per voi. È quasi malinconico, per me questo è un profumo triste. L'ho detto anche in un'altra circostanza, ma per me questo è qualcosa di estremamente tipo la saudade, come direbbero i brasiliani, qualcosa di nostalgico. Io l'ho apprezzato veramente tanto, secondo me è molto buono anche come profumo layering. Io vi consiglio almeno di annusarlo e almeno di annusarlo 2-3 volte prima di giudicarlo, perché sicuramente a primo acchito lo giudicherete male. Però in realtà è veramente qualcosa di avant-garde, secondo me. Ok, l'ultima cosa che ho preso in realtà non è un profumo, ma è un olio essenziale di bergamotto. Questo è un profumo, scusatemi, è un olio essenziale della... mi sa che è un agriturismo, si chiama La Fontana e esiste dal 77. Allora, mia mamma aveva una boccetta di olio di sandalo, che ho ancora ma vuota, del 2007. Di questa azienda, e vi giuro che ancora ha un odore fortissimo di sandalo scipro, tipo. E praticamente questo è invece l'olio di bergamotto che ho ordinato di loro, perché io adoro il bergamotto da solo. Secondo me il bergamotto fa profumo anche da solo, perché è così austero, rigido, così un po'... per me sa quasi un po' di gelsomino il bergamotto, non so perché. Dopo questa carrellata di profumi il video è finito e ci vediamo presto, però, perché devo farvi quello sulla scuola che ho fatto. E, inoltre nulla, se vi fa piacere seguirmi un pochino più vicino, vi consiglio di seguirmi su Instagram, vi lascio il link al mio profilo sotto in info box. Poi se il video vi è piaciuto magari iscrivetevi al mio canale o lasciatemi un like, mi farebbe veramente tanto piacere e mi aiutereste tanto a crescere. E nulla ragazzi, grazie mille per aver guardato questo video, ciao!